vedere che non ce l'hai. Che colore è? Green Mackerel. È questo. Però questa dimensione. È qua. No, non è lui. 17 cm e mezzo. È lui. E vedi che è diverso. Sì, quello è. Ora che lo guardo meglio, un dadino diverso. Ok, sì. Floating. È lui, fantastico. Ai ai ai. Ecco, qua vedete Danilo. Oh, salve. Che è, diciamo, il mio fornitore ufficiale di prodotti, soprattutto Savage. Alla Sì, fine, qua, qui infatti, Savage. siamo nel paradiso Savage. Infatti, sto ricomprando il mio mitico Long Jerk Floating color Green Mackerel, che ormai mio non esiste più, se lo sono È mangiato in diventato tutto. ghost. Sì, proprio non esiste, proprio è scomparso, quindi lo devo comprare. E vedete quando vi dico che sono tutti belli, tutti colorati, messi in fila? È un negozio di caramelle, praticamente. Per bambini adulti. Ma che dentro siamo sempre Ma bambini. cambiano solo i giocattoli. Fantastici, fantastici. Mamma, sì, però io devo andare a pesca. Che Ormai l'ultima chicca. serve? L'SGS5. Allora. 12,45 grammi. Molto interessante. Sì, ma io devo andare a pesca, quindi devo Francesco, non ti comprare. trattengo. Devo comprare questo. Benvenuti a un nuovo video. Oggi siamo in questo spot meraviglioso con quest'acqua incredibile, che devo dire la verità, ovviamente a me porta fortuna, quindi speriamo che anche oggi sia così. Tempo che montiamo, aspettiamo che i sub si allontanino. Torniamo al Long Jerk, con questo colore un po' particolare, un po' acido, un po' naturale. Prego. Ma lei fa video su YouTube? Esatto, sì. Come si chiama? Spinning Time. Come? Spinning Time. Ok, dopo lavorare a sto video. Sì, vabbè, grazie. Quanti iscritti È 540, una roba del genere.
Eccolo, eccolo. Una ricciola, una ricciola. Bravo. È piccola però. È piccola, vediamo se riusciamo a liberarla. Eh sì. Eccola qua. Una bellissima riccioletta. Ovviamente è piccola, la lasciamo andare. Grande combattente, grazie, lei mi ha fatto divertire. Proprio in estremis. Vediamo se ce n'è qualcuna più grande. E siamo così giunti alla fine anche di questa giornata di pesca. Tra l'altro sono veramente contento con la cattura di questa bellissima ricciola che sarà stata intorno ai 1,5 kg. Ovviamente è piccola e sempre da rilascio quando è possibile. Però assolutamente divertente, gran combattente, infatti l'ho capito subito che non doveva essere un barracuda perché tirava con forti testate, che è proprio una cosa tipica dei carangidi e delle ricciole in particolare. Beh, io comunque vi ringrazio sempre di aver seguito il video fino alla fine e non mi resta di augurarci di vederci alla prossima pescata. Alla prossima!